A 15 lavoratori dipendenti di una ditta che lavora nell'indotto dello stabilimento Ansaldo Breda a Reggio Calabria, a rientro dalle ferie è stato impedito l'accesso nella fabbrica perché licenziati. I lavoratori, increduli del fatto di aver dovuto apprendere in questi termini del loro licenziamento, hanno fatto intervenire i carabinieri e la Digos della Questura. La vicenda è stata resa nota dal presidente del Consiglio Comunale di Reggio, Aurelio Chizzoniti, che denuncia l'inerzia e l'inesistente potere negoziale dei sindacati che hanno avallato l'avvicendamento di oltre 5 ditte nell'indotto Ansaldo Breda. L'arco di appena 3 anni. L'ultima comunicazione che abbiamo ricevuto l'abbiamo ricevuta giorno il 29, che tramite c'è stata una riunione anche in Assindustria con il conseguente verbale di riunione, nel quale in questo verbale si dicevano le cose dell'azienda. L'unico risultato conseguito dall'azione sindacale, sostiene Chizzoniti, è stata una riunione all'Assindustria, programmata per oggi ma prontamente rinviata venerdì 4 settembre.